La messa in rete per usi liberi, anche commerciali, dell'insieme del patrimonio delle immagini, di un patrimonio culturale pubblico, farebbe sì che queste vengano di fatto sottratte al mercato. E nel momento in cui sono a disposizione di tutti, nessuno se ne può appropriare e tutti possono liberamente usarle. Diciamo che se si capisce, se si entra in questa ottica, si capisce che la battaglia per la liberalizzazione delle immagini diventa una battaglia di democrazia della cultura. Introiti che la mano pubblica, che l'amministrazione pubblica ricava dalle concessioni d'uso delle immagini sono degli zero virgola all'interno del bilancio del patrimonio culturale. Senza contare che la messa in rete delle immagini produce cultura, produce creatività. E produce quindi lavoro e produce ricchezza, ricchezza pulita. Così forse si dà un'interpretazione più realistica dell'articolo 9 della nostra Costituzione, tante volte stiracchiato da tutte le parti, che nel comma 1 dice che una delle funzioni principali della Repubblica è quella di diffondere la cultura. Diffondiamola gratuitamente e lasciamo che su questa si produca ricchezza e creatività.